Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di trame africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a te care a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.org. Da questo istituto arriva un messaggio chiaro, tutti insieme per abbattere questa grande barriera, l'autismo, e lo fa andando a vincere il primo premio al concorso Curto Out. Sì, è vero, abbiamo coronato l'attività di un anno intero in riferimento a queste problematiche, proprio con la vincita del concorso Curto Out, indetto dal polo sanitario la Filanda Lars di Sarno. Infatti il nostro istituto è molto vicino a tutte le problematiche del disagio, tanto è vero che è diventato polo dell'inclusività dell'ambito 25. E siamo sempre in attività e presenti sul territorio in diverse manifestazioni o in diversi incontri per promuovere l'inclusione degli allievi che hanno bisogno di interventi particolari. Io sono molto contenta di questa cosa, perché è il coronamento di un'attività che è iniziata ben 8 anni fa, da quando sono arrivata in questo istituto. Una gioia immensa per lei, ma soprattutto per i ragazzi dell'istituto, che grazie a questo progetto si sono cimentati in qualcosa di nuovo, ma soprattutto emozionante. Sì, emozionante. Emozionante perché abbiamo voluto raccontare una storia che non fosse quella della diversità, ma quella dell'inclusione. Quindi l'idea nasce da questo, non di raccontare, tra virgolette, l'autismo, ma raccontare Fabiana. Fabiana per quello che lei rappresenta, i colori che ci hanno investito, le emozioni in cui ci ha coinvolto, l'onore e il piacere di conoscere la famiglia, perché sono state persone eccezionali, perché forse la prima vera diciamo aiuto, non cura, per questo tipo di patologia nasce proprio in famiglia, con una diagnosi attenta, precoce, con interventi giusti, mirati, e quindi attraverso loro abbiamo conosciuto altre realtà, perché per quanto vogliamo essere formati, soprattutto per quanto riguarda la diversità, ogni persona è un mondo a sé. E in ogni persona noi dobbiamo coinvolgerci, immedesimarci e cercare di ovviamente assorbire quanto più possiamo. Detto questo, quindi la storia nasce da Fabiana, nasce dalle sue paure, dal suo mondo, e poi quindi c'è stato l'altro aspetto, che è quello che è stato l'inclusività, il coinvolgimento di circa 30 ragazzi in questo cortometraggio, e appunto abbiamo fatto un lavoro che solamente anche grazie all'operatore, al regista che ha reso fruibile il tutto, il signor Bosso, abbiamo potuto poi partecipare a questo concorso.
Io sono l'insegnante di Fabiana e voglio solo dire una cosa, è un messaggio che voglio lanciare un poco a tutti i docenti che si trovano in queste situazioni, soprattutto di difficoltà di approccio nei confronti dei loro alunni. Dobbiamo sapere, mi metto anche io in mezzo, che questi ragazzi sono speciali, ma speciali nel vero senso della parola, nel senso che loro hanno una marcia in più rispetto al cosiddetto tra virgolette normale. E noi miriamo proprio a tirare, ma non noi, io dico il consiglio che voglio dare agli insegnanti è che spesso ci si mette a leggere, a studiare le strategie, le metodologie, i metodi di approccio per cercare di tirar fuori le potenzialità e le capacità di questi alunni che sono davvero tante. E io con lei ho sperimentato una tecnica di approccio che non ho trovato descritta in nessun libro, l'amore. L'amore che riusciamo a dare noi docenti, gli alunni che sono stati molto con lei e che l'hanno accolta e devo dire anche il nostro dirigente scolastico, perché è una grande mamma, sempre attenta a quelle che sono le esigenze, la verità e i bisogni dei suoi alunni e in particolare di questi ragazzi speciali. Io faccio parte del gruppo 9, che è il collettivo più grande d'Italia ed è nato dalla mente geniale del maestro Gianluca Calvino nel 2011. Che cos'è un collettivo? Un collettivo nasce come laboratorio di scrittura creativa e di cui fanno parte tanti appassionati di scrittura, naturalmente non professionisti, ma persone normali che hanno proprio bisogno di esprimere attraverso la scrittura quello che hanno dentro. Il nostro collettivo si riunisce al Sorpalco Mondadori di Pompei, che gentilmente ci ospita e ci sopporta ogni giovedì sera e niente, noi scriviamo, ci esercitiamo su storie, sulla letteratura e scriviamo storie, gialli in realtà. Come funziona? Funziona in questo modo, ci vengono assegnati delle storie, naturalmente a seconda delle direttive dell'editore, normalmente ci giostriamo sui gialli creando dei personaggi, seguiamo delle linee guida e ci confrontiamo. Scrivere in collettivo non è per niente facile, perché ecco, il confronto talvolta può essere molto animato e nonostante siamo amici a volte andiamo a scontro, perché il personaggio di uno non collima con lo stile di un'altra persona. Ognuno di noi ha uno stile preciso, chi è romantico, chi è giallista, chi è horror, chi è erotico, ci sono tanti generi letterari e la difficoltà è quella proprio di scrivere su personaggi che non collimano con il nostro stile. Quindi le storie ci portano a questo. Naturalmente abbiamo bisogno del nostro maestro che ci bacchetta quando è necessario e che ci guida e ci dice quando usciamo fuori binario. Tutto questo avviene il giovedì per 2 ore. Ed è bello perché nascono dei libri di cui abbiamo la fortuna di un editore di Napoli che crede in noi, che se piacciono ce li pubblica. Quindi l'ultimo lavoro del gruppo 9 è questo qui ed è Gli Affamati. Gli Affamati è una storia che coinvolge una casa editrice in fallimento e coinvolge 4 scrittori importanti di vari generi. Li mette in gioco in un contest che dovrebbe essere vinto da quello là che riesce più a raccontare una storia intrigante sulla protagonista. Non vi posso naturalmente svelare tutta la storia, ma vi garantisco che vale la pena leggerla perché è molto dinamica. Sono 4 scrittori di vari generi, quindi abbiamo, come ho detto prima, in questo caso il gruppo 9 è stato diviso in sottogruppi e quindi abbiamo avuto il gruppo degli scrittori romantici, quello del gruppo erotico, il gruppo horror e il gruppo dei giallisti, insomma. Ci sta sempre un cadavere e quindi
un colpevole da scoprire, e niente, si legge con facilità, è una bella lettura scorrevole, e noi siamo appassionati di scrittura, sosteneteci e leggete. Come nasce La macchia urbana? La macchia urbana, che è il libro che presentiamo tra un po' stasera qui a Scafati come prima presentazione, è un libro che nasce da una sommatoria di esperienze di vita, di esperienza politica, di viaggi, di appunti, di studi, di lettura. Ad un certo punto mi sono interrogato sul perché la città che tutti quanti noi oggi viviamo sia una città così diseguale, così attraversata da faglie, da fratture, così divisa, così inaccessibile a un pezzo di popolazione. E quindi ho iniziato uno studio per comprendere dalla fondazione della città sino ad oggi quali siano le motivazioni per cui oggi la città è attraversata da tante disuguaglianze e quali possono essere le soluzioni per costruire una città più uguale e più accessibile a tutti. Qual è il segreto di questo libro? Perché un lettore dovrebbe approcciarsi al suo libro? Questo libro è un libro multidisciplinare, è un libro che parla di sociologia urbana, di economia, di storia, di politica, ed è anche un viaggio che noi facciamo attraverso il globo e attraverso le epoche. Un libro che va da New York e Rio de Janeiro fino a Brasilia, passando per Calcutta e per Detroit, ma anche un libro che parte dalla nascita del villaggio fino alla metropoli del futuro. Ed è un libro nel quale noi parliamo di pianificazioni progressive e di commons, che sono le due soluzioni che noi intravediamo per migliorare la qualità della vita delle città e per restituirla ai propri legittimi proprietari, che sono i cittadini, e non invece la rendita e il profitto. Qualcuno può trarre spunto anche politico di un'idea di una nuova città da questo libro? Più che un'idea di una nuova città, è un'idea nuova per le città e riprende quelle che sono le contraddizioni storiche che afferiscono al circuito urbano. Per tutti questi anni ha vinto il mito della competitività, l'approccio neoliberista, il taglio ai trasporti pubblici, la chiusura degli spazi sociali, la privatizzazione sfrenata di tutto. Noi promuoviamo l'idea di una città in cui la pianificazione sia fatta per i cittadini e non per la rendita, in cui i commons, che sono i beni comuni e sono risorse e non merci, siano proprietà di coloro che li producono, cioè i cittadini. La ricchezza delle città spetta ai cittadini e non a chi specula sulle città. Metti del buono nel tuo giorno di festa. Scegli le bomboniere solidali di Trame Africane, l'eleganza della pietra saponaria, la leggerezza delle perline, l'esplosione di colore dei tessuti, per trasformare il ricordo di un giorno in un aiuto per sempre. Bomboniere solidali al 100%, perché con noi il ricavato è interamente destinato ai progetti e con un solo gesto renderai felice tante persone, quelle a Teccare a cui verranno donate e i bambini di Maciaca che grazie a te potranno studiare, e te stesso che hai reso un gesto qualunque, un atto d'amore. www.trameafricane.com